Ciao a tutti, come state? Oggi vi vorrei mostrare un po' di shopping natalizio che ho fatto qui e lì. Sono stata lì per la Grande Via a fare la spesa e lì ho comprato qualcosa. Ho comprato qualcosa su Amazon e qualcosa su Vinted. E allora vi chiedo scusa per la luce, ma ho provato a registrare con la Ring Light e mi stavo letteralmente accecando. Penso che comunque sia una luce decente e quello che vi devo far vedere si vede, quindi incomincio così. Allora, vi dicevo, l'ordine su Amazon, parto da quello, è partito perché volevo comprare un libro per il gruppo di lettura che ho su Instagram con delle ragazze e questo mese c'era la scelta tra dei libri a tema natalizio e alla fine abbiamo scelto questo qui. A Natale tutto può succedere di Millie Johnson, scusate, e della Newton Compton. L'ho comprato su Amazon perché sono andata a fare un giro da Mondadori e non c'era. Questo appunto 9,90, poi su Amazon c'è lo sconto del 5% e questo è il libro che abbiamo scelto per questo mese. Sono 470 e più pagine, devo ancora incominciarlo e sono molto curiosa, insomma. Poi, sempre io nello stesso ordine ho comprato un album di stickers che mi è piaciuto tantissimo. Ne vedrete diversi in questo video, ve l'ho già detto, sono la passione di mia figlia e questo mi è piaciuto davvero tanto, di Babbo Natale, proprio carino carino, è gigante, è enorme, guardate quanto è grande. E qui c'è scritto che ci sono 30 stickers removibili ed è la Crescere Edizioni, infatti di questa casa editrice ne ho comprato anche un altro, non è vero, me l'ha comprato mia mamma. Sempre per lei, e comunque su Amazon ho messo nella lista dei desideri anche altri di questi album perché sono giganti e è fatto veramente bene. Guardate che belli che sono i disegni all'interno, e nella collana ce ne sono diversi anche tipo sui cuccioli, sulla fattoria, gli animali del mare, le principesse. Io ho messo quello delle principesse nel carrello. E vi volevo far vedere gli stickers sono fatti così. Carinissimo. Carinissimo e gigante. Questo ha un prezzo di copertina di 7,80 euro, io l'ho trovato a 3,70 euro. E questo qui è il Babbo Natale. Mia mamma invece ha preso il Natale. Io ho messo quello delle principesse, come vi dicevo, nel carrello, ma poi ce ne sono tantissimi e onestamente è fatto benissimo. Sempre mia mamma ci ha regalato, io dico ci ha a mia figlia, però questi qui mi piacciono un sacco farli insieme a lei, altri due album di stickers che adesso vi mostro, le fatine, provo ad accendere la ring light, vediamo se si vedono meglio, vediamo, ci ha regalato questo qua delle fatine, bello tutto sbrilluccicoso, forse qui così si vede bene, e vi faccio vedere la differenza di grandezza con quello di prima. Vedete? Questo è fatto veramente bene. Però anche questi non scherzano. Solo che questi la mia mamma li ha presi a prezzo pieno. Queste delle fatine dice che ci sono 250 stickers. E questi ci sono gli stickers fatti così, che praticamente vanno messi poi nelle pagine di, insomma, alle quali si riferiscono. Questo delle fatine e quest'altro sul Natale. Bellissimo, anche quello sbrilluccicoso. E praticamente questi due album hanno degli stickers, diciamo che brillano, e degli stickers normali, infatti sono divisi anche in base alle pagine poi dove vanno. E questi due sono costati 7 euro l'uno, quindi a prezzo pieno. E su Amazon abbiamo finito, poi mia mamma ne ha presi anche altri. Gli album di stickers che penso però che le vorrà regalare per Natale, infatti anche questi due non glieli farò avere a mia figlia e poi vediamo, sarà contentissima. Tra Babbo Natale e album di stickers è una combo perfetta. Vi faccio vedere cosa ho acquistato su Vinted. Parto con degli stickers, queste cose qua le ho comprate approfittando delle spese di spedizione gratuite con il Black Friday. E ho preso questo set di stickers della Peppa Pig.
E rimanendo in tema album di stickers, ne ho presi diversi, sempre dalla stessa venditrice. Tra l'altro, la ragazza è stata carinissima perché io ne ho acquistati quattro e me ne ha messo uno in omaggio. E ve li faccio vedere, sono tutti sulle principesse e ve ne mostro uno giusto per farvi vedere com'è fatto. All'interno dell'album c'è la pagina con gli stickers e i numeri in cui vanno messi, e poi gli album, oltre agli sticker, hanno anche tipo disegni da colorare. Ecco, quindi c'è questa principessa qui, questa principessa qui, questa però è solo da colorare. Questo è colora le principesse, mentre gli altri erano stickers e colori, e quindi già è diverso, però ci piace, lavoreremo anche su quello. E questo è quello che mi è stato messo in omaggio. In più, in omaggio, mi ha messo anche questo cilindro con all'interno delle matite colorate e una matita con questo, boh, sembra ippopotamo. Simpaticissimo. E quindi tutti questi album di stickers. Da un'altra ragazza invece ho comprato per il mio bimbo maschio e ho voluto comprare questo maglioncino di Topolino di Mickey Mouse, è in cotone, è della Disney Baby, taglia 6 mesi, mi sembra che veste anche benino, carinissimo, non ha un difetto, bello morbido. Adesso laverò tutto e poi non vedo l'ora di metterglielo, veramente in ottime ottime condizioni. E poi ho comprato un set di bavaglini nuovi anche loro, che avevo visto anche su Amazon. Però erano di più, si vede che lei ha tenuto quelli che le piacevano di più e gli altri li ha messi in vendita, evidentemente. Con la scimmietta, con la tartaruga, con il draghetto, questa è la giraffa, carino, cagnolino. Questo cos'è? Un'altra giraffa? Potrebbe essere. E la ranocchia. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bavaglini che, cosa ho detto prima, 5? Sono 7 che ho pagato 5 euro. E con Vinted abbiamo finito. La ragazza poi ha messo tutto dentro questo sacchettino di Shein e dentro lo scatolone erano impacchettate tutte le cose veramente bene. Poi vi mostro le ultime cose che ho comprato. Oh no, questo ve lo devo ancora far vedere. Le ultime cose che ho comprato all'Iper, insomma, comunque con Vinted, devo dire la verità, ho comprato delle cose nuove e per il momento gli acquisti che ho fatto mi sono piaciuti davvero tanto, straconsigliato, onestamente. Io ho messo qualche capo sul mio profilo, qualche capo, qualche vestito di mio figlio, ma al momento ho comprato solo, non sono riuscita ancora a vendere, ma ho comprato delle cose veramente top. Ultime cosine che vi faccio vedere, le ho prese, le ho comprate all'Iper, quasi tutto è tema natalizio, a parte una cosa, parto da quella, che è un altro album degli stickers, queste sulle fate, che ho comprato nello stand che hanno messo fuori dall'Iper, uno stand di libri, soprattutto per bambini, però c'era anche il reparto adulti, tutte le cose scontate, infatti questo come vedete è scontato, costava 5,90 euro, l'ho pagato 2,95 euro, sì, ok. E anche questo all'interno ha gli stickers. Questo è fatto diversamente perché gli sticker si mettono praticamente all'inizio come riflette della pagina e alla fine, insomma all'inizio del libro, alla fine del libro. All'interno c'è tutta la storia raccontata, sì, c'è tutta la spiegazione delle fate, e questi sono gli stickers da mettere, e ci sono praticamente da vestire le fatine. Carino anche questo. Dopo, adesso che comunque si fa leggere le storie, le leggerò tutta la storia. Poi, finendo con gli stickers, ho comprato questo trio, questo set di stickers a 2,95 euro, dove ci sono questi stickers fatti, adesso ve li metterò un po' sopra. Fatti così, dove li metto? Così, di Babbo Natale, sono al contrario, ma se no non so come farveli vedere. Belli, bellissimi.
questi tutti sbrilluccicosi che non si vedrà una mazza. Adesso ci proviamo, vediamo. Così forse si vede qualcosa. Tutti sbrilluccicosi sempre di Babbo Natale. E questi qua, gli ultimi, che sono tanti perché sono fronte retro. Da una parte c'è Babbo Natale, il pinguino, la renna. E qui soprattutto c'è Babbo Natale con gli elfi e i pinguini, e dall'altra c'è pupazzo di neve e pinguini, pupazzo di neve soprattutto. Come farvelo vedere? Così. Carinissimi questi 2,50 euro. Poi un'altra cosa che ho comprato sempre fuori dall'iper in quello stand lì vicino. È questo set qua. Questo set serve, assomiglia al Diamond Painting, però non so bene perché ci sono tutte le cosine che si utilizzano anche per quello. Vedete, c'è la pennina, la scatolina dove mettere le cose e poi qui dice che si possono attaccare ai regali di Natale. E dentro c'è da fare apposta appunto tutte queste formine qua che riguardano il Natale. Adesso lo apriamo insieme, vediamo com'è. Tanto questo non so, mia figlia è piccolina per fare queste cose, penso che lo farò io. Adesso vediamo cosa c'è all'interno. Ah, sono piccolini piccolini, ok. Sì, è proprio il Diamond Painting. Allora, ci sono queste perline. E queste immagini, ah, perché sono delle immagini fatte a stickers, si staccano, non si incollano. Ci sono tutte queste immagini, come vedete, con i numerini. I numerini corrispondono a queste perline qua. Però manca la colla. E io come incollo la punta della penna? Ah boh, non so, con l'acqua? Ma insomma, adesso vediamo. E quindi queste qua sono tutte le immagini. Sì, questo lo farò io perché lei è troppo piccola per fare queste cose. Un po' troppa precisione ci vuole, che lei ancora non ha. E bellino, bellino. Poi magari ve lo farò vedere al lavoro finito. Devo capire al posto della colla se qui sembra che dica di utilizzare l'acqua. Boh, adesso vediamo. Io quando li ho comprati, che li ho comprati vari set su Amazon, c'è sempre la colla, la pennina, la scatolina dove mettere le perline e poi le perline e l'immagine. Adesso vediamo. E poi delle cosine che ho deciso di comprare nuove da attaccare all'albero. Prima parto da lui, che mi è piaciuto un sacco. È un alberello di panno Lenci, perché di panno che si appoggia sul mobile. Mi è piaciuto perché è rosa, sbrilluccicoso, con questa stellina, molto molto semplice e carino. L'ho pagato 1,99 euro, sicuramente niente di over the top, ma mi piaceva e ho deciso di comprarlo. E le ultime cosine che ho deciso di attaccare all'albero, delle palline, delle sì, specie di palline. Io tutti gli anni compro qualcosa da attaccare all'albero perché vorrei eliminare completamente le palline, quelle semplici, quelle del classico barattolo di palline che nei primi anni ho comprato e poi adesso piano piano comprando sempre delle palline diverse, magari un po' più particolari, spero pian piano di eliminare quelle. Non ci sono ancora arrivata però. Allora, quest'anno ho comprato questo. Ma mi riflette tutto. Come faccio a farvelo vedere il Babbo Natale? Così, questa qui è la pallina, questa è la cassettina delle lettere con scritto Merry Christmas, il Babbo Natale, l'albero, e questo è il filo dove appenderlo all'albero. Questa l'ho pagata 3,99 euro, carinissima. Per 2,99 euro ho preso questi due angioletti, questo e questo, erano venduti insieme. E poi ho comprato questa ballerina, che carina che è, in plastica,
è in plastica, non è in vetro. E poi a 1,99 euro ho comprato anche questo, che questi sono ancora da appendere, questo orsetto carino con la ghirlanda. E basta. Vediamo se qua riesco a farvelo vedere bene il Babbo Natale. Vabbè. E basta, questi sono stati i miei ultimi acquisti natalizi e stickerosi, insomma. Questi sono gli acquisti del momento. Io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!